Ciao ragazzi, ciao. Ciao a tutti dal vostro Ser Barzillotto alias Alessandro Santelli. E facciamo questo video, lo carichiamo tutte e due le pagine. Allora, il punto è questo. Il punto. Allora, il famoso bonus 600 euro la settimana scorsa aumentava a 800 euro, ok? L'altro giorno 1000 euro. 1000 euro, poi reddito di quello di babysitter, insomma, tutti quei reddit. Più ora è scappato fuori anche il bonus vacanze. Ci mancava solo il bonus vacanze. Raga, io non arrivano dimezzate le casse integrazioni, anche meno i bonus. Tanti non li sono arrivati, compreso io, avete capito? E tirano fuori il bonus che aumenta 800, 1000 euro, il bonus vacanze. Ma io, ma se tribano fa arrivare 600 euro, 600 euro, se tribano a mandare quelli, che non si sa che cazzo combinano quelli dell'Ips, non si sa che cazzo combinano. Ma come si fa? E poi un'altra cosa, no? Allora, quando ripartiranno le cose, le attività che devono stare al pubblico, io non ho capito, quindi mi devono spiegare che uno che deve fare. Io sarei curioso di sapere uno come si deve comportare, perché l'INAIL ha detto che praticamente i lavoratori dipendenti non sono tutelati. Allora, non essendo tutelati, non essendo tutelati, capito? Cosa incredibile, perché un lavoratore deve essere tutelato, è sempre stato così, ora non si capisce come mai, no, ma va bene, lasciamo. Se disgraziatamente, dico disgraziatamente, uno viene infettato, si ammala per questa cosa, non è tutelato dalle istituzioni. Allora ditemi, no, perché i titolari sono esenti da questa cosa, è solo una questione facoltativa, proprio, ognuno è sotto la propria responsabilità. Ma io dico, no, ma da che mondo è mondo? Ma io vorrei sapere come mai non siamo tutelati. Cioè, uno te lo rimandi al lavoro, sia dipendente di qualsiasi cosa, di qualsiasi ramo, di qualsiasi categoria, lo rimandi al lavoro senza avere una protezione, essere tutelati, e quelle cazzo di mascherine, e cazzo di guantini, e le parascarpe, e le maniche lunghe, e il cappotto, e l'armatura, bisogna avere una tenda, mica mettersi una tenda intorno, però non siamo tutelati. Beh, che cazzo, ma io, ma che cazzo di discorsi so? Poi ritorniamo indietro. I soldi, allora, in questo periodo i soldi, voi pensate che uno inizia al lavoro che ha fatto debiti, perché tutti questi mesi uno lavorando le cose sono venute da pagare, e quelle poche che uno aveva ha pagato le cose, perché le bollette, queste cose sono continuate, gli affitti sono continuate ad arrivare, perché nessuno gli ha fregato un cazzo, capito? Per riscuote in Italia tutti chiedono, proprio quando c'è da, così, fanno così, le manine, così, ma vi serve il bonus? Ma vi serve questo bonus? Ma quanto vorreste? Perché ne avete nelle taschine? Ma vaffanculo, va, ma mi porta una sega, ma bloccate tutto, bloccatemi, ma mi arrestate, ma mi frega un cazzo, ma è una cosa incredibile, incredibile. Voi sapete di quei soldi, se è vero che hanno stanziati, dove sono finiti? Dove sono tutti quei cazzacci di soldi? Dove sono? Tutti quei sesterzi, come disse qualcuno. Io vorrei sapere dove sono. Lo so io che fine fanno. Sono andati a chi ne doveva avere, e tanti perduti, perché si perdono. Beh, i soldi si perdono. E sai, girando quella, capita che si perdono, eh? E ne trovano più la strada. Ma
Ah, sembra normale a voi? Mi sembra normale? Qui ci stanno a prendere per il culo. La Germania, i tedeschi, avevano ragione a dire che i soldi in Italia non li si danno. Aiutare gli italiani per la mafia. Hanno ragione, perché come varca le Alpi, il confine? C'è l'avvoltoi così, così che aspettano soldi, che è pronti a allungare la mano. Capito? E comunque questa cosa dei lavoratori che non sono tutelati, uno andrà al lavoro dopo tutto questo periodo, lo prende nel culo, se si ammala, già poi c'ha da pagare le cose, i debiti, già lì andare al lavoro è già un sacrificio perché è solo mentalmente che c'hai da ripianare cose, tutte le questioni in sospeso, poi, capito? Se ti ammali, te lo pigli nel culo. Ma mi sembra giusto? Mi sembra una cosa normale? O ci si sveglia? No, solite cose da tastiera, perché se no allora, continuiamo così. Si continua così a fare i nostri show dietro il computer e li vedo tanti, navigando su YouTube, internet. Vedo tanti che fanno gli show, tutti là, spaccano e poi niente, tutto calma piatta. E allora che si fa? Ditemi che si fa, che si vuole fare? Boh, condividete se vi va, condividete questo cazzo di video, condividete il più possibile, che la gente deve ascoltare. Più gente ascolta, più magari si rende conto di certe questioni. Se vi va, ok? Vi saluto, che sono abbastanza alterato, sono abbastanza alterato, ok? Ciao a tutti ragazzi, grazie mille a tutti i miei follower e... Cresciamo, dai, cresciamo insieme. Ok? Ciao.